anche per il Tanghito. Eccolo qua, calcio d'inizio, è cominciata Inter Palermo, la prima a San Siro di questa nuova stagione. 4 assist nello scorso campionato per il 10. Palla dentro, passa il destro. Incredibile. Che occasione per gol da Nigara, tutto regolare. Sì, sono quelle punizioni da tre quarti campo, calciate molto bene, Guadarriva da dietro, ovviamente se lo perdono un attimino, soprattutto in questo caso, vedi, proprio se l'è perso il Murillo, è arrivato con l'interno piede, è sbilanciato con il corpo, non il corpo in avanti. Carico, Perisic, cross che arriva, occhio dentro, prova Eder, ancora viva, c'è Medel, col destro! Si salva il Palermo con Andzejković. Buona azione questa dell'Inter. Poi tutto fermo. Perché magari in questo caso l'ha sfruttato le fasce e i centrocampisti. Guarda dove va Condombia. Quello deve fare il centro-sinistra, una mezzala per magari aprire il gioco. Fa sì che Perez metta questa bellissima palla. Posizionati non benissimo. Stop, controllo perfetto di Medel. Il gol c'è tutto. Ma in questo caso salva gol da Niga veramente da... Anzi, mi sembra Andzejković. Con grande intuizione, con grande forza. Come se avesse fatto un gol. Di Perisic. Dentro si muove Icardi. Prova l'uno contro uno. Lo prende gol da Niga, Perisic, la sterzata va col sinistro, c'è la deviazione in calcio d'angolo, altra grande occasione per l'Inter al 35esimo minuto. Questa è un po' sbloccata, prima l'azione ovviamente con l'inserimento del centrocampista, adesso con il recupero palla e la profondità, quella che si è visto pochissimo, non la fa Icardi ma la fa sempre molto bene Perisic. Qui poi si chiude bene la difesa in questo caso del Palermo e costringe in diagonale, un po' defilato, vedi anche con la postura un po' difficile, e poi però un bel tiro. Ancora un calcio piazzato per l'Inter. Banega, palla nel mucchio, colpo di testa di Murillo che sfiora ancora una volta il gol dell'1-0. Si sono un po' persi di concentrazione i giocatori del Palermo, qui guarda lo stacco da solo, in questo caso riesce sia magari a dare questa torsione, magari sul secondo palo poteva essere migliore, qui arriva veramente, guarda, qui rivediamo quella di Miranda ancora una volta qui. Prova a far correre Ciocev, occhio ad Handanovic che rischia tantissimo. C'è l'esami. Poi dentro verso Nestorowski. Kiljemark prova. Pallone in curva. Poteva provare addirittura a cacciare in porta l'esami. Non se l'è sentita. Ha cercato il cross e il pallone. Poi è finito sul fondo sul tentativo di Kiljemark. Ma Handanovic è uscito bene. Però poteva anche aspettare. In questo caso poteva arrivare il pallone in area di rigore. Ciocev. Lo ferma Medel. Prova Banega. Perde palla qua all'argentino, allora c'è ancora il break del Palermo, Kiljemark, Nestorowski, bravo Santon, non è finita, c'è Rispoli, prova, palla deviata, finisce in rete, vantaggio del Palermo al 48esimo, ammutolito San Siro. 15 minuti del primo tempo, c'è stata qualche ripartenza, qui anche buona, la palla in questo caso era per il movimento, vedi, qui recupero su, non c'è fallo perché il russo è lì. Subito velocizza in questo caso Irme, la palla giusta la rischia su, in questo caso su Nestorowski, il tiro era sul primo palo, la deviazione non consente di Santon, non consente Handanovic. E fuori Icardi, pochissimi palloni toccati dal capitano nel primo tempo, c'è D'Ambrosio, sguardo dentro, cross che arriva, Perisic, palla troppo centrale, nessun problema per Posavec. Buon cross in questo caso di D'Ambrosio che ha la possibilità di guardare, mirare molto bene, a girare ovviamente qui l'incrocio. D'Idea, pronto Eder, c'è che cross verso Medel, chiude gol da Niga, poi Vitiello in soccorso, palla che resta viva, libera Ciocev, non è finita, ancora Eder, c'è che cross, Medel, colpo di testa, palla sul fondo. Si cercano di arrivare con 3, 4, anche 5 uomini sui cardi, Medel è già lì. Eccolo Eder. Medel, c'è l'imbucata, prova D'Ambrosio, prova a passare, finisce giù, tutto regolare. Recupera. Vediamo qua. Non c'è fuorigioco. Niente, vicinissimo mi sembra anche l'arbitro nella... Vediamo qua. Prende il pallone netto. Prova a cambiare lato, pallone che transita ancora tra i piedi di Banega. Chiede l'1-2, palla su D'Ambrosio, prova D'Ambrosio, va col destro. Posavec in calcio d'angolo. Sì, perché la posizione del Palermo, i due attaccanti non rientrano, ovviamente a questa posizione centrale di Medel, cosa favorisce ancora una volta D'Ambrosio che finalmente riesce. Fischia russo. Pronto Ciocev, va lui col sinistro, prova, pallone sul fondo. Non molto convinto, ha cercato di una tenuta bassa. L'Inter su,
Palla nel mucchio, c'è Icardi, colpo di testa! Che occasione per Maurito Icardi! Sfiora il gol del pareggio al 70esimo. Stanno protestando Arnautovic e Goldaniga, ma la voglio rivedere, mi è sembrato che fosse parete in posizione. Rivediamo. Regolarissimo. Assolutamente sì. E visto che parte ancora a scappare tra... Prova a sfidare Alisami, ma ancora Candreva. Cerca il cross dentro, Icardi! Eccolo qua, il gol del pareggio, Maurito Icardi, stavolta non tradisce. Icardi non può essere lasciato solo così. Incredibile la non concentrazione di Arnautovic, di Vitiello e dello stesso Goldaniga. 3 contro 2, qui da ovviamente prima ha sbagliato, da qui non può ovviamente più sbagliare Icardi. Una palla che... Eder riesce a girarsi, occhio al 23, apre su Candreva, 5 dentro a colpire, cross che arriva adesso. Colpo di testa di Eder, pallone sul fondo, che occasione per il sorpasso che non arriva. Non è più compatto il Palermo, tra le linee si inseriscono un po' tutti i centrocampisti, Eder soprattutto che allarga il gioco e Banega mette, scusate, Candreva mette queste palle al bascio, proprio tra la linea difensiva, veramente molto molto preciso, come dici tu, educato. Prova Banega, va col destro, palla troppo morbida, troppo alta sul fondo. Sì, anche qui ha cercato di dare forza, devono sfruttare questo calcio piazzato, è normale. Eccolo Gigliemark, palla nel traffico, verso il secondo palo, colpo di testa di Goldaniga. Che aveva spinto però, calcio di punizione. Ottima occasione Inter, ancora Miang, non è finita, assalto nerazzurro. Prova a passare su Gigliemark, riesce, poi cross morbido dentro. Provato Medel, palla che resta viva, Candreva, prova! Che occasione per Candreva, pallone sopra la traversa, Bogga e questa. È l'ultima occasione per l'Inter con il sinistro da parte di Antonio Candreva. E questo è il volto della dirigenza dell'Inter, un po' perplesso. C'è anche il presidente federale Tavecchio tra Tohir e Zhang Jindong. Eccolo qua, il fischio finale, l'Inter... Chiude con il pareggio questo debutto a San Siro tra i fischi dei 40.000 tifosi nerazzurri. Al gol del vantaggio di Rispoli con deviazione decisiva di Santon. Al terzo minuto della ripresa ha risposto il solito immenso Maurito Icardi al 72esimo, ma non è bastato il gol del bomber per completare la rimonta. 1-1, un punto in due partite per l'Inter, un punto preziosissimo per il Palermo di Davide Ballardini. Adesso super spot, poi uno...